che hanno aderito a questa iniziativa che ormai è giunta, come dicevo, alla 7ª edizione. È un momento di incontro, di condivisione che continua tutto quello che già ognuno di noi fa durante l'anno. Quindi è come un momento conclusivo di una città che vuole essere accogliente, multietnica e aperta alle nuove culture e alla propositività che si porta ogni persona in quanto uomo venendo a onorare Foggia. Allora, iniziamo con una presentazione generale, iniziamo con l'Albania, poi vi presentate magari il nome, la nazionalità e ci sistemiamo qui in fila indiana. Io non sono mai mancato a nessuna festa e anche oggi volevamo essere qui come amici della domenica, che condividiamo questa apertura della nostra città verso i fratelli che vengono dagli altri paesi. Noi siamo un popolo accogliente, noi abbiamo anche il santo, San Guglielmo e Pellegrini, che è il santo dei forestieri, e probabilmente è questo che ci mette nelle condizioni di essere così aperti. Certo, le difficoltà ci sono, ma credo che tutti quanti insieme riusciamo a superare. Sorridere e ricominciare.
un cammino a ritroso nello studio del diritto, un tuffo in un mondo indefinibile, uno straccio di terra nera, nerissima, cupa a zolle che nessuna cartina identifica con certezza. Ci si arriva per conoscenza, per passaparola, per intuizione. Ci si arriva seguendo le biciclette sgangherate, cavalcate come destrieri azzuffati da migrati seri e silenziosi. Il benvenuto è un cassonetto stracolmo di spazzatura. Ci è voluto l'impegno di un sacerdote, Arcangelo Maira, per appurare con certezza che quest'orgia di case e lamiere in realtà fa parte del territorio di San Severo. È stato lui il primo uomo a mettere piedi su quei sentieri di sabbia e terra. Malmessa sopra questa testa, mani libere, libero pensiero, libero di agire. Le cose che non vanno vanno curate. È il momento di cantare. Mani libere, mani, mani, mani libere. Mani libere, mani, mani, mani libere. Cos'è questa protesta? È il momento di cantare. Ci stiamo facendo bene. Yeah.